Un oceano di milioni di persone al canto di Papa Francesco «I filippini ti amano» ha accolto il successore di Pietro all'Aquirino Grandstand nella vasta area della Rizal Park di Manila per la celebrazione della Santa Messa. Nella Domenica del Santo Niño il Pontefice ha rimarcato che Dio ha scelto ciascuno di noi per essere testimone della sua verità e della sua giustizia, ma che con il peccato l'uomo ha distrutto l'unità e la bellezza della famiglia umana, creando strutture sociali che hanno reso permanente la povertà, l'ignoranza e la corruzione. Delle volte sembra quasi che le promesse del Vangelo non si possano attuare, siano irreali, ma la Bibbia ci dice che la grande minaccia al piano del Signore è sempre stata la menzogna. Così il diavolo nasconde le sue insidie dietro l'apparenza della sofisticazione, il fascino di essere moderni, ci distrae con il miraggio di piaceri effimeri e di passatempi superficiali. Ma il fragile bambino che portò la bontà di Dio nel mondo resistette alla disonestà e alla corruzione e trionfò con il potere della croce. A questo popolo gioioso e devoto che ha accolto il Pontefice con generoso entusiasmo e partecipazione, Papa Francesco ha affidato un compito: essere eccellenti missionari della fede in Asia, procedendo sul sentiero della pace, del diritto e della giustizia.